Quarta prova del campionato italiano Prestige 24 MX femminile Borilli Pro Series al Monterosato di Fermo. Per la prima volta le ragazze gareggiano nella stessa pista del campionato maschile MX1-MX2 invece che insieme al Prestige 125. Prima manche di sabato pomeriggio e seconda la domenica mattina per mantenere la pista a un livello adeguato a quello delle ragazze e anche a quello ovviamente dei piloti del MX1-MX2 maschile. In gara 1 parte in testa Nancy Van de Ven, appaiata dalla tabella rossa Elisa Galvagno, poi Blasig, Tognaccini e il resto del gruppo. Galvagno è molto grintosa, tiene il passo di Van de Ven pur essendo finita larga in fondo alla prima discesa, e Van de Ven che dal canto suo pensa soprattutto a stare alla larga dai guai, visto che domenica prossima l'ultima prova del mondiale che la vede al momento in testa. Galvagno invece tenta l'attacco con decisione in fondo alla discesa Vossner, mentre al terzo posto vediamo Giorgia Montini, l'ex campionessa italiana, inseguita dalla coppia Tognaccini-Agosti, con quest'ultima, Desiree Agosti, che vediamo all'esterno, completare poi in fondo al discesone il sorpasso che le vale la quarta posizione. Verso metà gara Elisa Galvagno riesce a passare al comando. Van de Ven rimane vicina sperando di indurre all'errore la toscana, che invece mantiene il sangue freddo e riesce anche a guadagnare qualche secondo, secondo che mantiene preziosissimo fino praticamente alla bandiera a scacchi. All'ultimo giro vediamo ancora l'azione di Elisa Galvagno, che ha ormai guadagnato una trentina di metri, forse anche di più, nei confronti di Nancy Van de Ven, abbiamo detto molto guardinga l'olandese. Ultimo giro che si chiude con la vittoria di Galvagno davanti a Van de Ven e Giorgia Montini. Gara 2 All Shot KF8MX Sport Training per Van de Ven di un soffio davanti a Galvagno. Come in gara 1, Galvagno prova ad attaccare Van de Ven, che però stavolta sembra più decisa e non lascia spazio alla giovane toscana. Giorgia Blasig è terza, mentre Montini inizialmente quarta, poi però cade e perde diverse posizioni. Al quarto posto c'è così una grande Emanuela Talucci, prima della 125, davanti a Giorgia Giudici. Un po' alla volta il vantaggio di Van de Ven là davanti aumenta, l'olandese prende il largo mentre Galvagno resta al secondo posto, chiuderà la giornata a pari punti con l'avversaria e grazie a questo conserverà la tabella rossa. Finale imparata per Nancy Van de Ven, che vediamo anche andare a doppiare Giorgia Montini, attardata per le cadute. L'olandese del team Ceres 71 vince la manche e l'assoluta di giornata, anche se non recupera punti a Galvagno. Sul podio assoluto, quindi, come detto, Van de Ven prima, poi Galvagno e Blasig, con Galvagno ancora tabella rossa. Nella 125 Talucci prima e tabella rossa precede Polato e Gargani. Blasig, Talucci e Cepelacova vengono invece premiate per le migliori under 17. Il prossimo appuntamento col campionato italiano Prestige femminile 10-11 settembre a Gazzane di Preseglie.